San Paolo della Croce. Nato a Ovada, nell'Alessandrino, il 3 gennaio 1694, da famiglia nobile, anche se in difficoltà economiche. Suo padre era un commerciante e lui l'aiuta essendo il primo di 16 figli. Ma il suo desiderio è creare un ordine religioso e combattere i turchi. Viene, si fa eremita e a 26 anni il suo vescovo gli consente di vivere in solitudine nella chiesa di Castellazzo, sempre nell'Alessandrino. Qui matura l'idea di un nuovo ordine e nel 1725 Benedetto XIII lo autorizza a raccogliere i compagni. Il primo è suo fratello Giovanni Battista. Comincia a farsi chiamare Frate Paolo della Croce, dei Chierici Scalzi, della Santa Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel 1727 viene ordinato prete a Roma, poi si ritira sul Monte Argentario. Tornato a Roma nel 1750, predica per il Giubileo. Clemente XIV, gli diede spesso consigli, così come il suo successore Pio VI. Muore il 18 ottobre 1775 a Roma e sarà proclamato santo da Pio IX nel 1867. La festa si celebra oggi, 19 ottobre. Il Vangelo è di San Luca. E continua il capitolo 12, versetti 35-38. In quel tempo Gesù disse: siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Appena tre versetti per dirci di vigilare. Questo è un pensiero corrente nel Vangelo, in San Paolo, negli Atti degli Apostoli. Vigilare, vigilare. Ricordiamo nel Getsemani, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Vegliare c'è anche in altre parabole, parabola sempre del padrone che va via, poi torna all'improvviso. E qui ripete per due volte. Che beati quei servi che il Signore troverà vigilanti. Se viene la notte oppure al principio dell'alba, li troverà svegli, beati, beati. È una delle beatitudini. Aspettare Gesù che può venire all'improvviso. State con la cintura e i fianchi preparati per partire. Per partire dove? Noi non siamo padroni della nostra vita. Lo vorremmo essere, lo vogliamo essere qualche volta, ma non siamo padroni della nostra vita. Se ricordate la parabola che
che due fratelli, uno dei fratelli, dice al Signore: di a mio fratello che mi dia la mia parte di eredità. Gesù non risponde, anzi dice: chi mi fa giudice tra me e tuo fratello? E subito manda la parabola di un ricco a cui quell'annata ha fruttato molto, quindi ormai si trova ricco abbastanza per vivere bene, rilassato, senza paura del futuro. E Gesù commenta, stolto, stanotte stessa morirai. Ecco perché non siamo padroni. E non c'è età. Allora dobbiamo essere vigilanti, in quanto il Signore può venire all'improvviso, e non solo con la morte, ma anche nelle traversie di questa nostra vita. Gesù bussa all'improvviso. E noi dobbiamo trovarci pronti. Pronte per partire, per cambiare, perché anche se i nostri progetti vanno in fumo, che il progetto di Dio vada avanti. Questo è il pensiero corretto del Signore, anche continuato. Stare svegli, stare allerta, perché non sappiamo né il giorno né l'ora. Sia nel passaggio da questa vita all'aldilà, come anche che il Signore passi per darci una spinta per essere migliori, per essere suoi, e noi non siamo preparati. Allerta dunque, Gesù passa e bussa, e noi dobbiamo aprire al Signore. Nell'Apocalisse sta scritto: io verrò, busserò alla vostra porta, se mi aprite, io mangerò con voi e noi verremo ad abitare in quella di. Io ci sono stato a Monte Argentario, dai passionisti. Diciamo che è la sede della fondazione, dove ho sperimentato di stare svegli e di vigilare. Si sviluppò un incendio che quasi lambiva il convento. Alcuni frati uscirono per domare l'incendio, ma grazie a Dio si fermò dinanzi al monastero, cioè al convento dei padri passionisti. E tutti erano agitati, specialmente quelli che stavano lì permanentemente, mentre io avevo già la mia valigetta pronta per andarmene, dice, che mi interessa. Ecco, ero pronta per andarmene, non ero, ecco, fermo lì. Ecco, noi siamo come le persone che vanno in un'altra casa che non è propria, sa benissimo di lasciarla, è chiaro che non ha nessuna paura, perché può benissimo andarsene, andarsene in salvataggio addirittura. E per questo ti diamo la benedizione al Signore, una benedizione pienissima, perché ti faccia capire che non bisogna aver paura della necessità della vigilanza, ma
che venga il Signore. Tutto questo lo chiediamo per intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Paolo della Croce, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, e Raffaele, San Gabriele, nel nome del Signore vi custodisca e vi protegga. Signore, faccia risplendere sulla sua volta e vi dia la sua misericordia. Signore, volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio potente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente su quelli che soffrono la passione come questo San Paolo della Croce, ma come quelli che stanno su un letto e non si possono muovere, stanno partecipando alla passione di Gesù. E così per tutti gli altri poveri, indifesi, scartati, ma pronti alla chiamata di Dio. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.